Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove non parlerò di DOS, non parlerò di Linux, non parlerò di Magic, di MSX, Commodore, parlerò di questo canale perché ho visto che l'ultimo video risale a 3 mesi fa e poi per varie ragioni non sono più andato avanti con niente, però mi dispiace tener fermo tutto, mi è passata completamente la voglia di far roba retro e... Adesso che però sta, non dico che sta arrivando l'autunno, però cioè, fa un po' meno caldo, magari si potrei effettivamente riprendere un po'. Non è che sia ancora nel pieno della forma, però mi servirebbe un consiglio e qui entrate in campo voi. Perché non so cosa fare esattamente. Attualmente sto andando avanti col podcast con puntate più brevi perché riesco un po' a gestirle meglio senza fare robe troppo complicate, ma è giusto per tenere un po' vivo quella piccola community che sono riuscito faticosamente a crearmi. E intanto vi ringrazio perché comunque è ancora abbastanza quasi solida, insomma, ci siete ancora quasi tutti, quindi non posso far altro che ringraziarvi. Allora qui farò una lista dove vi chiedo per favore se nei commenti mi scrivete, magari mi date la vostra opinione. Quindi direi di partire subito con, si va là, buonanotte al secchio. Numero 1, chiudi tutto, tagliati i capelli e vai a lavorare. Che è un modo di dire classico, almeno dalle mie parti, in provincia di Verona. Non so se anche in giro per l'Italia si dica questo. Ma che è una buona soluzione, effettivamente. Potrei tagliarmi i capelli qui e con questi magari mi posso... potrei fare un parrucchino. Che tristezza proprio. Numero 2. Se proprio vuoi continuare, per me va bene anche solo il podcast, perché no? Allora, supponiamo che voi per qualche ragione strana, perché vabbè, insomma, vi piace sentire quello che ho da dire, magari potete dirmi anche, ma insomma, fino a che non ti riprendi un po', non hai più voglia, beh, arrivi bello carico magari, beh, fai pure puntate del podcast. Gesticolo perché sono italiano, purtroppo. È un luogo comune, ma è vero. Posizione numero 3. Mi piacerebbero i video sui giochi MS-DOS. Eh sì, sono partito da quelli a febbraio del 2018, 2019, 2019. Senti, facciamo di conti. 2019, credo. Però, bene, è passato il tempo, quasi 4 anni. Sono partito con quelli. Li ho visti, sono, mamma mia, che imbarazzo! Cioè. Io che proprio mi impappinavo, una webcam a basse risoluzioni, un microfono ambientale, un grab video di pessima qualità, c'hanno tipo 30 visualizzazioni, sono proprio carini, è come vedere, non so, i telefilm, quelli che ci, proprio vecchi, vecchi, vecchi. Però, vabbè, insomma, magari se vi piacciono di più i video sui giochi, ci sono, beh, insomma, centinaia di giochi che non ho ancora portato e magari potrebbe essere una buona idea quella di fare sempre dei video sui giochi che magari devo ancora cominciare, oppure quelli che conosco bene, che ormai non sono più tantissimi. Numero 4. Mi piacerebbero i video sui giochi degli home computer 8-bit, che 8-bit nel mio caso è MSX e qualcosa del Commodore 64. Ho anche uno Spectrum di là, ma conosco 5 giochi. 6, forse via. Per cui, magari, visto che l'MSX tiro un po' di più dell'MS-DOS, ma insomma, vabbè. Voi magari mi dite: no, mi piacciono di più i giochi degli computer perché ci sono più affezionato. Beh, me lo fate sapere, io magari mi organizzo anche fermo, anche magari per capire quanto e di devo muovere le mani per capire anche quanti video fare. Magari se vi piacciono più i giochi sugli home computer, allora magari faccio uno del DOS e tra due sugli home computer e viceversa e così via. Tra l'altro manca anche un'altra opzione. 5. Pensi di finire qualche gioco che porti nel live su Twitch? Non ho la cenere perché ho... È vero, cioè ne ho cominciati troppi, dovrei anche effettivamente finirli. Fatemi sapere se volete che li finisco, se preferite che rimangano avvolti in un'aura di mistero. 6. Mi piacerebbero i video tecnici sul DOS. Vabbè, qui ne avrei da portare, però è una cosa appunto tecnica, cioè magari uno
può annoiare se non è interessato poi a replicare quello che faccio vedere. Adesso non mi non devo ancora guardare un po', ma non so quanto il video sulla stampa da DOS a, diciamo, computer moderni abbia avuto visualizzazioni, però ne avrei parecchi. Potrei rifare quello sull'installazione, per esempio, potrei, che era un po' dispersivo, potrei fare un sacco, cioè, vabbè, ce ne sono da qua, veramente, anche sul discorso della rete, sul discorso del trasferimento dei file, di come rendere un computer DOS utilizzabile, anche stranamente al giorno d'oggi, insomma, vabbè, ce ne sarebbe veramente un sacco da parlare, magari qualcuno è più interessato sui video tecnici, io vi porterebbe anche i video tecnici. Numero 7. Mi piacerebbe che facessi più contenuti in generale, sia video che podcast che live. E qui è proprio uno che dice, vabbè, basta che fai qualcosa e io ti guardo o ti ascolto. Vedi tu, magari potrei anche fare, che ne so, un video sul punto croce, che tra l'altro stavo cominciando, ma poi con l'estate non è, no? Mancherebbe il punto. Il punto 8 ce l'ho già, però diventa il punto 9. Perché qua è sempre tutto a cose. Copiamo il punto 7 e incolla duplicato. Mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Voi non lo vedete, ma ho spostato qualcosa. Questo diventa l'8. Mi piacerebbero i video, dei video, dei video sui giochi delle console a 8 bit. 8 bit. Mi piacerebbero dei video, posizione numero 8, attenzione, mi piacerebbero dei video sui giochi delle console 8 bit, che nel mio caso è Master System, sui giochi del Master System. Già, perché quello ho e quello, vabbè, e ho anche tutto il cavo per portarlo in composite, quindi avere un grab decente di buona qualità. E Master System è la mia prima praticamente vera, diciamo, console, se escludiamo il, come si chiama lì, quello della Polysteel, no? Il Pong della Polysteel. Posizione numero 9, altro. Che se equivalenti a non sanno rispondere, quindi altro specificare, voi mi dite no, fammi appunto, fammi video di su come, che ne so io, quello che avete, quindi avete una bellissima, qui sembra che stia guardando anch'io, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, quanti punti però, ah, complimenti, niente, fatemi sapere cosa preferite, magari potrei riprendere a far qualcosa. Ecco, se volete, giù in descrizione vi metto il link di Anchor, di Anchor.fm, che racchiude quello che uso per pubblicare i miei podcast. E magari, se non li conoscete, potete guardarli, cioè potete guardarli, certo, potete ascoltarli, insomma. E niente, che altro da dire? Basta. Fatemi sapere. Ciao!